Pensiero personale. A volte mi chiedo se è stato tutto sbagliato. Scrivere melodiche poesie per l'umanità. Voi cosa rispondete? Pietro Paolo IV, poeta naif salentino. Cordialità. Cuori in poetica lettura. Sono degli adolescenti bambini sotto le scintillanti stelle che apprezzano la nuova identità. Nel sussurrare le mie frasi dal cuore, sì la loro fortuna, perché in amore ami più della luna, tu che sei il sorriso, lo splendore ideale nel cantarle le melodiche poesie, pronto e accarezzarle, con viva ideale voce. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, cordialità. Thank you.
pensando al futuro, non buttare al vento ciò che di negativo hai vissuto. Il tempo te lo richiederà, appagandoti. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino. Cordialità. Metti i paraocchi, non vedere né sentire ciò che di negativo gira intorno a te, dando dei sintomi di alto e basso nell'umore. Accetta il tuo Dio destino, forse deciderà dal languore di vero amore per l'umanità. Sii gradatore, il tempo ti premierà. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino. Cordialità. Ma noi non ci saremo. Con riflessione, se si impianta in un terreno dolce, agro e profumata, che faccia da sacca, si otterranno nuove strategie per l'universo, profetizzando un nuovo saggio alleato. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, cordialità. Lettera al figlio, come va la vita? Non del vestito, ma dal morale. La ragazza ce l'hai che sia all'altezza di un sano e sincero rapporto. Cerco di tenerti in forma psicologica, se me lo permetti, mandandoti sempre segnali d'affetto. Prendi da me tutti i messaggi che ti invio per riempirti di nuove idee personali, aumentando lo spirito della tua fantasia con la vita sociale. Preferisco regalarti la canna da pesca, così potrai pescare quanto vuoi, sapendo aspettare che abbocchi il prelibato pesce che potrai gustare. Il morale personale si riempie di entusiasmo, scrivendo, parlando e guardandoci negli occhi lucenti, pieni di una lacrima accesa del nostro lontano affetto. Nel tempo si riunirà il filo conduttore spezzato dal folle vento, dando grinta e qualità del nostro recuperato rapporto tra figli e papà. Su con la vita, non piegarla mai a nessuno, ma sappi aspettare il momento giusto per salire sul palcoscenico dell'universo, da stile cristiano. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino. Cordialità. Un fiore nel segno, ti giunga un fragoroso suono di violino, sbocciato nel profondo sentimento, un pensiero di tenerezza, sogni e certezza, da grande uomo navigato nel tempo, ma sempre vivo, molto presto ti riavrò, affettuoso figlio. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, fedelità. Tuo Dio è destino, da languore a farti fare quello che ogni giorno fai, da scudiero della vita, il cuore non ha sosta. Pietro Paolo IV, poeta naif salentino, cordialità.
Buon spumeggiante Santo Natale e birbantello nuovo anno 2020 a tutti voi. Auguri da Pietro Paolo IV, poeta Naif Salentino, custode della chiesa San Pietro d'Alcantara di Leggia, le Alcantarine. Vi giunga un plauso dal cuore, che regna ogni momento nel vostro umore il Dio dell'amore, regalandovi eterna vita, cordialità. Buon spumeggiante Santo Natale e birbantello nuovo anno 2020 a tutti voi. Auguri da Pietro Paolo IV, poeta Naif Salentino, custode della chiesa San Pietro d'Alcantara di Leggia, le Alcantarine. Vi giunga un plauso dal cuore, che regna ogni momento nel vostro umore il Dio dell'amore, regalandovi eterna vita, cordialità. Fratelli compatti, si nasce uniti per poi finire disuniti, dal grembo materno, e apprendi tutto ciò che di umano si può regalare all'umana vita, la serenità dell'animo, che solo tu puoi donare. Pietro Paolo IV, poeta Naif Salentino. Cordialità.
pensiero personale. A volte mi chiedo se è stato tutto sbagliato scrivere melodiche poesie per l'umanità. Voi cosa rispondete? Pietro Paolo IV, poeta naif salentino. Cordialità. Ciao ragazzi, amici di tutto l'universo. Sono Pietro Paolo IV, un poeta naif salentino della chiesa a Cantarine di Lecce, dove io ne faccio il custode già da un bel po' di anni. Cosa dire? Dovete scusarmi, ma l'emozione non mi fa parlare come dovrei, ma spero che giunga a tutti voi questi miei messaggi poetici. Ho scritto su dei CD, audio e video, le mie narrazioni poetiche, effettuate dal mio percorso di vita sino ad oggi. Spero che a voi piacciano e diffondiate nel tempo, a tutti quanti. Chi vuole averlo, io sarò ben felice da regalare a chi viene a trovarmi. Sono due in un'unica bustina. E niente, voglio approfittarne, visto che siamo in tema pasquale, aprile 2019, di salutare anche i miei figli che si trovano a nord Italia, Lombardia, Monza. Saluto con le mie cordialità. Ciao ciao, Oissa!